Ma penso che l'opposizione abbia preso un grosso abbaglio, soprattutto che non abbia letto la delibera che la Giunta ha portato in Consiglio Comunale lo scorso 9 settembre. La delibera definisce le condizioni in base alle quali il Comune di Fano richiede e attende di ricevere dal demanio statale a titolo gratuito l'area su cui dovrà nascere il nuovo parco urbano. La delibera definisce in maniera chiara i beni che insistono su quell'area, quindi l'hangar e la casetta del custode, come beni indisponibili con destinazione parco urbano, ossia quegli immobili potranno essere utilizzati esclusivamente per le attività del parco urbano e quindi di conseguenza il futuro del Grizzly non è lì. Detto questo, io credo che sia opportuno però cercare insieme ai ragazzi del Grizzly delle soluzioni condivise, non conflittuali, col confronto e il dialogo, per fare in modo che sia possibile garantire un futuro nel rispetto della legalità e delle regole di quelle attività aggregative e sociali che, bisogna riconoscerlo, in questo momento coinvolgono centinaia di giovani in questa città. Il mio, onestamente, mi pare da questo punto di vista un ragionamento di buonsenso e di legalità, mentre il ragionamento proposto dall'opposizione mi pare onestamente molto ideologico. E all'opposizione, anzi, rivolgo un invito. Quello cioè di non esasperare i toni e il clima perché credo che delle soluzioni si possano trovare, possono essere condivise nel rispetto della legalità e credo che se riusciremo a farlo, magari insieme, sarà un ottimo risultato per tutta la città.